Ciao ragazzi, siamo di nuovo in cucina perché oggi mi è venuta voglia di fare una cosa semplicissima, in realtà molto molto facile, ma di cui avevo voglia e quindi sono andata e mi sono comprata la mia pasta sfoglia perché oggi facciamo insieme il croissant al cioccolato. In realtà non è proprio la ricetta più sana del mondo, perché purtroppo la pasta sfoglia, qualunque marca di pasta sfoglia io abbia visto fino adesso, ha ancora dentro l'olio di palma. So che qualcuna sta iniziando a toglierlo, a mettere invece l'olio di girasole, scusate, però purtroppo quelle che ancora ho trovato in commercio hanno tutte dentro l'olio di palma, però diciamo che essendo una cosa che mangerò un croissant, forse due me ne faranno mangiare, e la mangio una volta, due volte all'anno praticamente, ci può ancora stare, quindi adesso procediamo. I miei mini croissant fatti in casa prevedono l'utilizzo di una pasta sfoglia rotonda. Io ho preso questa della Crai, l'ho tirata fuori dal frigorifero e adesso la stendiamo sul piano, la stendo sul piano e la lascio riposare per una decina di minuti circa, così si rilassa, ecco, visto che deve riposare si rilassa. I 10 minuti sono trascorsi, adesso cosa ci serve per preparare i nostri croissant? Ci serve intanto il cioccolato da metterci dentro. Io non andrò a utilizzare una crema spalmabile, ma andrò a utilizzare i pernigotti, che sono i cioccolatini appunto della Pernigotti, gianduiotti, non i pernigotti, gianduiotti della Pernigotti. Vado a utilizzare questi perché rimangono abbastanza morbidi, quindi quando il cioccolato, anche quando non saranno più caldi dal forno, il cioccolato rimarrà comunque morbido all'interno e soprattutto non contengono lattosio, quindi li può mangiare tranquillamente anche Gian Giacomo senza problemi, mentre qualsiasi altro tipo di crema che vado a metterci, se senza latte, alle bambine non piace tanto perché rimane un po' amarognola, quindi preferiamo questi. E poi mi servirà un uovo, io ho le uova fresche che mi hanno appena portato, eccoli qui, le mie uovette delle galline, useremo un rosso. Per spennellare i croissant quando avremo finito di arrotolarli. Adesso mi lavo le mani perché non si toccano le cose da mangiare dopo aver toccato il guscio dell'uovo. Mi lavo le mani e iniziamo subito. Intanto ho acceso il forno a 200 gradi a riscaldare. La preparazione in realtà è facilissima, almeno di quelli che faccio io. Mi sono intanto preparata qua una teglia di alluminio con la carta da forno, su cui andrò a mettere poi i mini croissant, perché verranno in realtà dei mini croissant. Qualche ricetta prevede di stendere dello zucchero sotto e schiacciarlo col mattarello per incorporarlo bene alla pasta sfoglia. A me non piace che siano troppo troppo dolci, perché poi diventano nauseanti, e quindi preferisco metterci il cioccolato e poi magari alla fine, dopo che saranno cotti, cospargerli con un pochino di zucchero a velo per dare quel pizzico in più di dolcezza. Quindi niente, procediamo. Per prima cosa tagliamo la nostra pasta sfoglia. Perfetto, ho tagliato anche il piano da lavoro. Voi non fate come me, non tagliate il ripiano, tagliate solo la pasta sfoglia. Ok, ci sono venuti 8 spicchi, in realtà non sono molto regolari, ma poco ci importa, tanto noi non siamo in pasticceria e non ce ne frega proprio niente. Quindi andiamo a mettere alla fine di ogni spicchio un cioccolatino. Questo naturalmente si può fare con qualsiasi cioccolato voi volete, che sia una crema spalmabile, che sia la Nutella,
che siano cioccolatini fondenti, i cremini, in realtà con quello che più volete. Si può fare tranquillamente anche con la marmellata. Quindi mettere un cucchiaino di marmellata alla fine di ogni spicchio e fare il croissant alla marmellata. Ok. Adesso, a partire dalla fine, arrotoliamo. E chiudiamo sommariamente. Non ci interessa che siano precisi, perché, come dicevo, a meno che voi non dobbiate farlo a meno che voi non dobbiate prepararli per qualche occasione speciale, qualcosa di particolare, insomma, che devono essere perfetti, fa anche niente se sono un po' stortini, poi tanto loro si gonfiano in forno. Con questo stesso metodo, come vi dicevo, potete fare anche i croissant con la marmellata, oppure potete fare dei croissant salati mettendoci dentro dell'affettato, oppure del salmone, oppure insomma quello che più vi piace. Secondo me sono buonissimi anche dei croissant salati con dentro salmone e avocado, perché ho scoperto quest'estate essere un mix veramente squisito, ragazzi. Mai ci avrei pensato e mai ci avrei creduto che mi piacesse così tanto l'avocado. Invece ho trovato il connubio perfetto. Così. E l'ultimo lo arrotoliamo e poi per fare i codini facciamo così. Mettiamo tutti nella teglia, li mettiamo nella nostra teglietta, adesso questi andranno a gonfiarsi un po', quindi lasciategli un pochino di spazio e mettiamo l'uovo. Adesso che li abbiamo spennellati, li mettiamo in forno per circa 15 minuti. Io direi che sono pronti. Eccoli qua i nostri mini cornettini. Sono abbastanza brustoliti sopra per colpa dell'uovo. Forse gli hanno messo un po' troppo. Ma sì, sono buoni lo stesso. Adesso li lasciamo raffreddare e dopodiché li cospargiamo con lo zucchero a velo. Si mette quando sono freddi, perché se li mettiamo quando il cornetto è ancora caldo, lo zucchero a velo si scioglie e sparisce. Ed eccoli qua i nostri cornettini, mini cornettini. Sono carini, vero? Ah, è quella crema, è quella buono. Buono. Sì. È buono, Matti? Sì.
Approvato. Approvato. Bene ragazzi, io spero che la ricetta vi sia piaciuta, è veramente facile facile, si fa in 20 minuti. Se vi è piaciuta lasciatemi un like e naturalmente iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Io vi mando un grande bacio, ci vediamo al prossimo video, ciao!